Allora io posso elencarvi 10 punti. Io arrivo da un'altra provincia, molto diversa da questa, tante cose non le so. Presumo che qua il problema principale sia che voi vivete in una specie di limbo strano che può durare ancora qualche anno forse, ma destinato poi a uniformarsi col resto del paese e col resto d'Europa. L'Austria dopo un po', tra un po' ci avrà gli stessi problemi nostri. Quindi noi stiamo facendo un'operazione per il futuro, probabilmente non riusciremo a incidere più di tanto questa volta qua, ve lo dico sinceramente. Perché la disoccupazione è un po' meno che negli altri paesi, in fondo il Trentino si distacca un po' per la forza che ha sempre avuto. Allora, i punti che mi hanno mandato, che io vi leggo e poi discutiamo, sono questi, poi discuterà anche lui che è più dentro alle cose. Allora, la cancellazione del finanziamento alle imprese amiche e destinazione a cancellazione IRAP, diminuzione IRPEF e IRES. Abbiamo calcolato che questi finanziamenti a pioggia agli amici sono 420 milioni che sono destinati a imprese amiche. L'IRAP vale 170 milioni, possiamo tagliare IRES e IRPES, lavoratori di 250 milioni. Queste sono le cifre che mi hanno detto loro e con uno studio appropriato. Quindi, piccola media impresa, IRAP, noi il nostro programma che abbiamo portato per le elezioni, ce l'abbiamo sempre detto, piccola media impresa, reddito di cittadinanza, togliere l'IRAP, protezione del Made in Italy, decurtare le tasse, portarle alla media europea e soprattutto protezione del Made in Italy, le cose vere, il Made in Italy vanno promosse e vanno tassate quelli che fanno la finta Made in Italy. Bisogna ricreare delle condizioni. Per ricreare queste condizioni io mi occuperò di una cosa, io vorrei andare in Europa con le prossime elezioni, purtroppo ci dobbiamo andare con le prossime elezioni, prima non possiamo, e ridiscutere i trattati, perché parte da lì. Noi abbiamo un debito, una spesa pubblica di 800 miliardi, di cui un euro su 8 lo paghiamo per finanziare, per pagare gli interessi sul debito. Ora questo debito che stiamo facendo è una roba che non ha assolutamente nessun tipo di come posso dire, non di gratificazione, ma di giustificazione. È un debito che noi abbiamo con delle banche straniere e lì sono stati fatti atti e firmati accordi senza dire niente a nessuno. Quindi l'impresa italiana viene penalizzata in tutti i sensi. Perché sono stati gestiti degli accordi al di fuori, noi non sappiamo niente, ma non sappiamo che nel 2015 entra per esempio il Fiscal Compact. Fiscal Compact cosa fa? È già firmato, per 20 anni dobbiamo entrare in certi parametri e dobbiamo trovare 50 miliardi all'anno per 20 anni. Che governo fai se devi rispettare questi patti che hanno firmato dei malati di mente? Abbiamo dato 15 miliardi, si potrebbe risolvere il problema di tutte le piccole e medie imprese. 15 miliardi abbiamo dati al MES, questo fondo di sicurezza per l'Europa. Fondo di sicurezza che serve a mettere dei soldi di tutta Europa e poi a riprestarceli a interessi. Allora bisogna ricollocare l'Italia in Europa. L'Italia in Europa non è possibile, io ho girato tutta l'Italia, ma le condizioni degli artigiani, le condizioni dei piccoli imprenditori sono tutte così. Si buttano via le arance perché arrivano in Sicilia, arrivano da Tunisi, i pescatori hanno delle reti imposte dall'Unione Europea a maglia larga ma devono pescare il gamberetto, il tonno non lo puoi pescare, arrivano i giapponesi con le portarine, lo portano via tutto. E siamo dentro degli accordi che se non togli quegli accordi lì, il vostro lavoro, il nostro lavoro, io, mio padre c'ha una piccola azienda di fiamme ossidriche per la demolizione di navi, noi eravamo i primi a demolire le navi, i primi nel mondo, le costruivamo e le demolivamo. Adesso la Fincantieri ha preso 1 miliardo di finanziamenti di euro, cosa fanno col 1 miliardo di finanziamenti? Comprano dei cantieri in Asia perché costa meno portarli in Asia dove le demoliscono a metà prezzo. Se non vai là a modificare questi accordi, noi non abbiamo speranza. Noi abbiamo messo nel nostro programma, ma non ci fanno fare nulla. Noi abbiamo il 25% contro il 75%. Noi abbiamo fatto un sacco di leggi, proposte, interrogazioni, reddito di cittadinanza, c'è in tutto, quasi in tutto il mondo civile.
Vuol dire che chi perde il lavoro, gli esodati, chi non ce l'ha, può essere integrato poi con vari sistemi in varie nazioni in cui viene applicato, e in modo diverso. Vuol dire che tu in cambio di un lavoro prendi uno stipendio e devi accettare un lavoro, 3 lavori in 3 anni, se non accetti perdi il reddito di cittadinanza. Lo fai modificando tutto. Noi dobbiamo cambiare non il governo, lo Stato italiano. Abbiamo la cassa integrazione degli anni 70, abbiamo ancora dei sindacati degli anni 60. Non è più possibile andare avanti così. Hanno fatto un'indagine sulle borse mondiali. C'è la borsa peggiore nel mondo, qual è? No, siamo la penultima. La peggiore è la Grecia. Vuol dire che noi nel corso di 10 anni ci siamo mangiati il valore di centinaia di miliardi di euro attraverso le nostre società, attraverso Telecom, attraverso tutte quelle quotate in borsa. Monte dei Paschi di Siena, che mancano 21 miliardi. Con lo scudo fiscale che si facevano, lo scudo fiscale sono fatti per loro, non per l'imprenditore che evadeva. Oggi il piccolo artigiano, il piccolo imprenditore, lo sapete tutti, non è una ruffianata che vi faccio, ma se dovesse fatturare, fare tutti gli scontrini e pagare tutte le tasse, chiude domani mattina. In officina devi dare 3 colpi, fare tom, 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 3 volte, se no non ti apre nessuno. Lavori come una volta era lo spacciatore che aveva paura della... adesso è quello che lavora. Ma allora ragazzi, qui c'è da fare un cambiamento di mentalità, di testa. Allora tu metti la mobilità, c'è la rete, vai a vedere oggi i fai raddoppiano ogni 3 anni. Si digitalizza, il 90% si digitalizza, ogni 3 anni i file raddoppia, i motori di ricerca oggi ti creano una realtà per ognuno di noi. Ma dove, in un mondo così che sta evolvendosi in una maniera, noi siamo lì a parlare di cazzate, di IMU, di un quadro, di IVA, di cazzate, sono tremendamente delle cazzate. Se uno ha un'attività alberghiera qua, non so se c'è qualcuno, e vi rendete conto di cosa è aumentata la tassa sulla spazzatura, che è una grande presa per il culo, perché non vengono neanche a prendere. Io ho una casa dove non c'è, in Toscana, dove non c'ho neanche il cassonetto, io faccio il biologico, poi prendo, carico in macchina la spazzatura, la porto in un altro comune. Una tassa prevede un servizio, un'imposta no. Allora mi dico, imposta sui rifiuti si deve chiamare, perché la tassa mi devi dare un servizio. Ma questo servizio serve a mettere dei cassonetti, a fare una differenziata finta per dividere il carburante negli inceneritori, perché con la plastica le temperature vanno su, con la carta va giù, col legno arriva su, con l'alluminio arriva su, con quell'altro va giù, l'umido me lo tolgo, così ce l'ho, non c'ho da togliermelo io, e gli faccio un servizio pagando io. Non sono venuto a chiedere il voto a Trento, ai trentini. Cioè, guarda, ai 33 trentini. Allora, io, questo è un movimento di partecipazione, perché se non partecipi non devi votarlo. Ci abbiamo messo sangue, sudore, di tutto. Andare sul tetto, protestare, andare in mezzo alla gente, andare a tanto, andare a lì al notaio, i parlamentari, i nostri parlamentari sono a dare i biglietti nei negozi, a dare il numero di telefono, i parlamentari, i senatori che danno il suo numero di telefono, ha bisogno, vediamo, siamo contatto, abbiamo fatto sulla rete un servizio che non l'ha fatto in nessuna parte del mondo, vengono tutte le televisioni del mondo a analizzare questo movimento. Tutte le televisioni del mondo, ci siamo stati eletti, loro sono stati eletti con una votazione online che non è successa da nessuna parte nel mondo. E i Movimenti 5 Stelle stanno nascendo in Germania, in Francia, in Grecia, stanno nascendo in tutto il mondo, hanno una paura fottuta, perché questa Europa che doveva essere un'idea è diventata un'altra. E allora cominciamo a metterci insieme in tante persone, migliaia di persone che si chiamino Noctave, che si chiamano Occupy Wall Street, che si chiamano Indignato. Siamo milioni di persone. Abbiamo già vinto noi. Noi abbiamo già vinto, però non mollate adesso.